Io vorrei chiarire i motivi per cui il Movimento 5 Stelle non ha sottoscritto la risoluzione oggetto di questa discussione. Innanzitutto sgombriamo il campo da ogni accusa di complottismo, sabotaggio, come è stato tentato già di fare nei giorni scorsi. Noi non neghiamo assolutamente l'utilità dei vaccini, ma non vogliamo nemmeno che si corra il rischio di abusarne, specialmente se dietro questa possibilità di abuso si nasconde un giro d'affari di milioni di euro. Può piacervi o meno, ma noi ci muoviamo nel rispetto del principio di legalità. Non istighiamo nessuno a non rispettare le norme, ma altresì invochiamo scelte consapevoli, mature e in linea con i tempi. Nei giorni scorsi sono stati citati eventi luttuosi che hanno colpito la sensibilità di tutti, compresi noi ovviamente, ma non possiamo non evidenziare che il vaccino di cui si parla nel caso luttuoso non era obbligatorio ma raccomandato. Ricordiamo che l'articolo 32 della Carta Costituzionale stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Tale articolo della Carta Costituzionale salvaguarda quindi il principio del pluralismo scientifico e garantisce la libertà di scelta terapeutica da parte del cittadino e la qualificazione professionale degli operatori sanitari, valorizzando in particolar modo l'autonomia del medico nelle scelte terapeutiche. Cito anche il comma 5, lettera C, della dichiarazione di Helsinki, adottata dall'Associazione Medica Mondiale, che sancisce: nel trattamento di un paziente, laddove non esistano comprovati metodi preventivi, diagnostici e terapeutici, o questi siano inefficaci, il medico, con il consenso informato del paziente, deve essere libero di usare mezzi preventivi, diagnostici e terapeutici non provati o nuovi se a giudizio del medico essi offrono speranza di salvare la vita, ristabilire la salute o alleviare la sofferenza. Laddove possibile, tali mezzi dovrebbero essere fatti oggetto di una ricerca designata per valutare la loro sicurezza ed efficacia. In tutti i casi le nuove informazioni devono essere registrate e, dove opportuno, pubblicate. Il riconoscimento quindi del pluralismo nella scienza comporta una doppia libertà di scelta terapeutica del singolo e di cura da parte dei medici, adempiendo compiutamente allo spirito dell'articolo 32 della nostra Costituzione. Dunque, il genitore che si oppone con una richiesta di esonero dai vaccini raccomandati, e sottolineo raccomandati, non quelli obbligatori, non deve assolutamente essere criminalizzato, così come non si può continuare a minacciare di sanzioni i pediatri. Continuiamo a ripeterlo in tutte le sedi che i medici vanno valorizzati, non intimoriti, creando un clima di sospetto e di diffidenza nel rapporto medico-paziente, come si sta tentando di fare continuando a minacciare i medici di sanzioni. Nel punto 2 del dispositivo di questa risoluzione, ritornando all'atto, si chiede di revisionare la delibera regionale dell'11 novembre 2013, in particolare per quello che riguarda la modalità di gestione di intervento sull'inadempienza delle vaccinazioni. Ora, a parte la richiesta per noi abbastanza vaga che lascia, tanto per cambiare, ampia manovra alla Giunta, quindi all'assessore Venturi, che è anche nel ruolo di suo coordinatore in sede nazionale per i ministri della Sanità, quindi insomma tutta questa libertà ci fa pensare che tutto sommato la maggioranza continui a essere una stampella, come dire, dei passacarte della Giunta. Vabbè, a parte questa parentesi, il nostro timore è che come già paventato in alcuni comunicati stampa, si arrivi a metodi coercitivi per obbligare i genitori ad ulteriori vaccinazioni rispetto a quelle che ad oggi sono obbligatorie per legge, citando quindi singoli casi di bambini deceduti oppure il calo delle vaccinazioni. Bene, il caso venuto alle cronache nei giorni scorsi, per quanto chiaramente abbia scosso tutti, riportava il decesso di un bambino per pertosse, quindi, ripeto, il vaccino non è compreso tra quelli obbligatori per legge. Quindi cosa chiediamo qui? Di trattare i vaccini non obbligatori alla stregua di quelli obbligatori? Le inadempienze alle vaccinazioni obbligatorie sono già regolate agendo sui genitori che dimostrano incuria, quindi non capiamo il motivo della risoluzione. Inoltre, citare i singoli casi di bambini deceduti, secondo noi, può far pensare che non ci sia un'adeguata conoscenza del problema oppure di essere davanti a un atteggiamento manipolatorio, creando allarmismo e paura.
Infatti le variabili da tenere in considerazione sono numerose. Erano prematuri? Erano immunodepressi? Oppure erano sani? Bisogna rifarsi alle statistiche, non ai singoli casi. Diversamente potremmo essere davanti a un tentativo di strumentalizzazione dell'informazione. Inoltre, appellarsi al calo delle vaccinazioni, come è stato fatto per adottare metodi coercitivi o minatori rispetto al diritto all'istruzione, che è un altro diritto, oltre a quello alla salute, sostanzialmente è errato. Infatti, ad esempio, il Veneto ha sospeso dal 2008 l'obbligatorietà delle vaccinazioni e ad oggi non sono stati riscontrati cali. Noi chiediamo libertà di scelta per le famiglie e per i pediatri. Tutto questo naturalmente tramite una vera campagna di informazione che sia facilmente fruibile, trasparente, completa e indipendente da interessi economici, perché per chi non lo sapesse il 99% dei vaccini pediatrici è fornito da due sole case farmaceutiche, quindi siamo in un regime di duopolio. A pensar male si farà anche peccato, però ci si azzecca quasi sempre.